Iniziamo. Avete preso l'ordine dei lavori? C'è un po' il foglio per capire per come si svolge. Primo punto, la relazione del segretario deve essere io. Io non ho fatto nulla di scritto perché tanto sono telegrafico, conosciamo un po' tutti quanti più o meno la questione Mare Libero, lotta al Mare Libero, Mare di Roma, eccetera, eccetera. Io faccio un piccolo veloce riassunto quello che siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati, diciamo. E tutto nel 2011-2012 con la porta finta il Mare si muove, in Roma si muove, uno dei punti era appunto Mare Libero. E non abbiamo raggiunto l'obiettivo di 50.000 firme e abbiamo individuato, grazie a Maria Paola, abbiamo intrapreso individuato la strada legale, diciamo, per appunto fare leva e agire su quella strada lì. Abbiamo comandato la magistratura, la Commissione Europea, eccetera, eccetera. Avete visto quello che è successo sul territorio? Noi siamo stati, diciamo, sicuramente i propulsori, come si dice, di tutta questa vicenda qui a oggi. E siamo andati avanti, un sacco di problemi, di ostacoli, perché logicamente ci abbiamo a che fare con i problemini, diciamo, di poca importanza, abbiamo a che fare con un'organizzazione proprio a livelli europei. E quindi andiamo avanti, abbiamo coinvolto, stimolato anche la Regione Lazio, la Regione Serbia, eccetera. Al momento la situazione è che praticamente abbiamo inviato proprio a giorni ancora sul CERJONC l'ultima, diciamo, di fina Zingaretti per quanto riguarda la legge regionale, che non sono stati rispettati tempi e modalità, poi magari la Maria Laura ci spiega meglio com'è la situazione. Quindi adesso da oggi noi ripartiamo alla carica, speriamo più organizzati, più forti, più tanti di prima, perché insomma i problemi e le buone intenzioni ce l'abbiamo di portare avanti questa battaglia. Per il momento tutto qui, poi adesso c'è la relazione del tesoriere. Allora, la relazione del tesoriere la leggo io perché lui sta giù di corda con le cose. La relazione del tesoriere sarà per forza di cose piuttosto breve. Le entrate sono esclusivamente quelle relative alle iscrizioni, anche perché quelle relative al finanziamento di tavoli sono state incamerate quasi tutte dai regolari di Roma. Le spese sono rappresentate da materiali di cartografia, attrezzi per la registrazione e pubblicità su Facebook. Per cui noi siamo partiti con un bilancio esclusivamente dovuto alle iscrizioni di 270 euro e ci troviamo con un residuo di 57 euro, per cui diciamo buona parte delle entrate sono state spese per fare i costi. Ecco. No, non c'è. Non c'è. Poi se qualcuno vuole vedere nel dettaglio il bilancio ce l'abbiamo qua prevista la relazione del vice segretario, sottosegretario, diciamo che noi siamo qua perché come abitudine nelle nostre associazioni che derivano specialmente questa qua dalla prendo un po' l'eredità della vecchia associazione radicale della 13ª circoscrizione si svolgono con un congresso annuo nel quale si mette in discussione tutto quanto di organi statutari e anche un po' le direttive, non del tutto, ma insomma se c'è da aggiungere e togliere qualcosa si fa. Diciamo che sarebbe importante che alcune cose che sono state fatte diciamo, in maniera insufficiente durante questo anno, anche perché purtroppo non è che siamo in molti e ci siamo occupati di un sacco di cose, sono un po' diciamo, la ristrutturazione dell'associazione stessa, la possibilità di fare qualche gruppo di lavoro o qualcosa che ci somiglia vagamente,
e possibilmente se si riesce a organizzare una specie di redazione per riprendere in mano il bollettino, che tutto sommato sembrava essere abbastanza interessante come cosa. Credo che le altre cose importanti le ha dette Franco, per cui non andrei a rubare altro tempo e ce ne andremo avanti. Perché che vuole prendere la parola, prendiamo in discussione a parlare. Se volete, visto che abbiamo già visitato la diffida, la vengo a parlare. Va bene? Che poi non è vero che ciò. Che abbiamo messo come limite di 5 minuti per gli iscritti e 3 minuti per i non iscritti. Poi vediamo come svolgere in futuro la questione.